È andato deserto il bando per la manifestazione di interesse pubblicato dalla provincia per l'affitto di due stabili destinati ad ospitare temporaneamente gli studenti di Copernico e Dagomari. Ma la provincia non si arrende e rilancia con una nuova manifestazione di interesse che scadrà il 15 febbraio. Se non si trovano gli spazi per spostare gli studenti, i lavori di adeguamento antisismico al Dagomari e quelli per la realizzazione di una nuova struttura in sostituzione dell'ex FIL al Copernico non potranno essere realizzati. I cantieri saranno lunghi e quindi continueranno anche durante l'anno scolastico prossimo. Da qui la necessità di trovare una soluzione per permettere agli studenti di continuare a frequentare. Rinnovo il mio appello, spiega il presidente della provincia Francesco Pugelli, a chi ha immobili a metterle a disposizione, nell'interesse dei ragazzi. La prossima settimana comunque verrà fatto il punto sull'iscrizione alle scuole superiori, in modo da prevedere la riorganizzazione degli spazi per il prossimo anno scolastico. Intanto proseguono i lavori per la scuola di legno destinata al polo di Via Reggiana e quelli di adeguamento di Palazzo Vestri, che ospiterà parte del liceo Livi.